Bene, sempre con Tolkien e Silmarillion. Per oggi non credo che sia necessario mostrare altre illustrazioni del bestiario di Tolkien, lo farò di tanto per illustrare così determinati eventi del Silmarillion, perché il bestiario di Tolkien si basa prevalentemente sul Silmarillion, perché è nel Silmarillion che vengono date la maggior parte, cioè viene data tutta la storia del mondo immaginato da Tolkien. Il Signore degli Anelli parla di un periodo storico ben delimitato, no? Mentre il Silmarillion parla di tutti i periodi storici del mondo, della Terra di Mezzo, di Arda in genere, dalle origini, cioè fin dal momento della nascita, ancora prima della nascita, fino alla fine della terza era della Terra di Mezzo. Allora, l'ultima volta avevo fatto così molte digressioni sulle significati dei miti cosmogonici di Tolkien, ero arrivato alla creazione dei due alberi. Avevo detto, no, che se Tolkien non parla se non per accenni degli abissi cosmici che circondano Arda, per motivi appunto, diciamo, culturali, potremmo dire, nel senso che la sua mitologia, se parlasse dei mondi ulteriori al di là, degli spazi al di là dove non si sa bene cosa c'è, non viene spiegato perché è stato creato così grande, è Arda, che è l'unica sede dei figli di Ilúvatar, sia così piccola in mezzo agli abissi di Ea, no? Tolkien sembra soprassedere, cioè, perché noi possiamo dirlo tranquillamente, è perché si sconfinerebbe nella fantascienza, come invece ha fatto Lewis, che aveva suo amico Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, il quale non aveva problemi a sconfinare dal fantasy alla fantascienza, no? Perché aveva una fantasia molto più, diciamo così, indisciplinata, no? Strabordante, e che proprio per questo, secondo me, lui ha fallito se essenzialmente, cioè ha perso la scommessa con Tolkien, no? Quando Lewis e Tolkien hanno deciso di scrivere due trilogie. Tolkien avrebbe scritto una trilogia con una storia lontana nel tempo. E Lewis invece avrebbe scritto una trilogia su una storia lontana nello spazio, no? Ecco. Che poi alla fine il terzo romanzo si svolge tutto su Tellure, o meglio Tulkandra, come viene chiamato nel romanzo. E invece, cioè, ed è una roba veramente farraginosa, diciamolo, mentre Tolkien, che era più misurato, più controllato, magari meno originale, meno geniale di Lewis, però anche più, diciamo, strutturato, meglio strutturato di Lewis. Comunque, questo primo capitolo, no? Dopo la creazione di Telperion Laureli, Tolkien descrive poi i cicli di splendore, no? Cioè, siccome appunto i due alberi seguono un ciclo di splendore, no? La loro luce cresce e diminuisce, no? Proprio come quella di due astri, e questi cicli, come dire, generano il ciclo del giorno a Valinor, no? Cioè la luce che viene alternata al crepuscolo non è mai notte, però appunto ci sono periodi di maggiore luce e di
minore luce e così comincia, dice, così cominciò il calcolo del tempo, no? C'è una descrizione molto complicata che qui non sto a descrivere. Certe volte Tolkien nelle sue descrizioni diventa stucchevole proprio per la precisione estrema che ha nel descrivere il suo mondo immaginario, cioè non ne descrive solo la lingua o i costumi, ma proprio il meccanismo con cui funziona questo mondo, addirittura a volte. E dopo la descrizione appunto del come cambia il mondo di Vale, il regno di Valinor con la creazione degli alberi, poi fa un lungo excursus dei signori, dei vari signori dei Valar, no? Di cui ha già parlato nel Valaquenta, ma qui ne parla di nuovo descrivendo la loro vita a Valinor, cioè i Valar principali, Manwë, Varda, Yavanna, Aule, Ulmo, Orome, Nienna non viene citata, no? I quali tutti quanti, sì, se ne stanno felici e beati a Valinor, però non dimenticano quello che è successo nella Terra di Mezzo e soprattutto non dimenticano la Terra di Mezzo, dicono, cioè abbiamo questo cancro nella Terra di Mezzo che rovina tutto quello che abbiamo fatto, no? Cioè noi non ci siamo dimenticati, pensiamo ancora alle creature che vivono nella Terra di Mezzo, e tra l'altro dobbiamo pensare ai figli di Lúvatar che un giorno verranno, noi si troveranno di fronte a questo macello provocato da Melkor. Dobbiamo fare qualcosa, no? Per cui, anche se non fanno guerra diretta a Melkor, lo tengono d'occhio, no? Manwë, dall'alto di Tani Qetil, osserva tutto e manda i suoi messaggeri, le sue aquile. Yavanna si reca nella Terra di Mezzo per cercare di far crescere meglio le piante. Orome groppa il suo destriero bianco, il suo cavallo bianco, no? Il grande cacciatore, si reca con l'arco e le frecce per combattere i mostri creati da Melkor, insomma, nel loro piccolo, fra virgolette, cioè secondo la propria azione, ognuno fa quello che può, ma senza organizzarsi, sembra, no? Senza aver organizzato una guerra vera e propria. E dopo aver spiegato, insomma, come stanno andando le cose in questa prima era di Valino, poi fa Tolkien, parla degli elfi, degli uomini, cioè dei figli di Lúvatar, no? Cioè su cosa bisogna aspettarsi da loro quando verranno. E con ciò tutto si è detto circa le condizioni della terra e i suoi sovrani all'inizio dei giorni e prima che il mondo divenisse quale l'hanno conosciuto i figli di Lúvatar. Elfi e uomini sono infatti i figli di Lúvatar, e poiché non compresero appieno quel tema grazie al quale i figli entrarono nella musica, nessuno degli Ainur osò aggiungere alcunché al loro modo d'essere, no? Cioè, i figli di Lúvatar sono attesi anche perché sono un grande mistero per gli Ainur. Loro non capiscono proprio, cioè, di tutta la musica, no? Loro hanno capito in certo modo, anche se non viene specificato cosa si intende in questo verbo capire, in che senso dovevano capire la musica. Dato che mentre la facevano non capivano neanche che stavano creando un mondo, no? Cioè, se ricordate bene, nell'Ainulindale Ilúvatar fornisce i temi, no? E dice, poi voi li interpretate come li volete questi tre temi e vi aggiungete quello che vi pare, no? Basta che sia in accordo con il tema che ho creato io, basta che non facciate un tema nuovo, no? E voi ci costruite sopra quello che vi aggiungete, quello che volete. Il terzo tema non viene capito, che è proprio quello che descrive, cioè che parla, che crea gli esseri che più sono simili agli Ainur, no? In quanto gli elfi e gli uomini sono a immagine e somiglianza degli Ainur,
loro non li capiscono e perciò quando arriva questo tema si bloccano, non riescono a, non osano aggiungerci niente perché non sanno assolutamente di che cosa si tratti e quindi hanno paura, paura di aggiungervi qualcosa. E per questo gli elfi, gli uomini, sono definiti figli di Ilúvatar, perché non sono figli di nessun altro, nessuno degli Ainur ha partecipato alla loro creazione, o meglio alla loro formazione, alla formazione delle loro caratteristiche. Dunque, nessuno degli Ainur osò aggiungere alcunché al loro modo di essere, sicché i Valar sono loro affini più che maggiori, e capi più che padroni. E sebbene sempre nei loro commerci con elfi e uomini gli Ainur abbiano cercato di costringerli quando non si lasciassero persuadere, di rado ciò si è volto in bene, per quanto lodevole fosse l'intento, no? Cioè, all'inizio gli Ainur non li capiscono e continuano a non capirli anche dopo, perché pensano che siano come gli animali, le piante che possono essere spostati di qua e di là come dei pacchi postali, no? Non si rendono conto che gli elfi e gli uomini non sono i loro sudditi, sono i loro pari che loro devono saper guidare fino alla fine del mondo, no? Ma appunto solo guidare, non devono pretendere di costringere, devono lasciargli il loro libero arbitrio, no? Cioè noi vediamo, anche se lo fanno a fin di bene, noi vediamo che appunto gli Ainur non sono angeli celesti, no? Cioè, anche se poi una mala interpretazione li può identificare tout court con gli angeli della tradizione cristiana, non lo sono e non lo sono mai state, sono diversi. Ecco, hanno delle somiglianze con gli angeli, ma ne hanno molto di più invece con gli dei pagani, no? Che appunto cercano di costringere l'uomo a fare quello che vogliono loro, magari anche a fin di bene, ma non capiscono che le creature di questa terra devono essere lasciate libere nella loro, di fare la loro scelta, di scegliere il loro destino, anche facendo scelte sbagliate, scelte che loro non approvano, no? E appunto gli Ainur sono sempre in questa via di mezzo, no? Fra gli dei dell'antico paganesimo e gli angeli della tradizione. Perché? Perché tutta la storia, tutta la narrazione di Tolkien è in realtà, cioè tutto il significato del mito. Della storia mitica della Terra di Mezzo, è il cambiamento interiore dell'uomo, dell'umanità, di fronte ai misteri del mondo, nel senso che gli Valar, gli Ainur, o gli dei, possiamo dire, e poi i loro simili, cioè gli elfi, che sono, potremmo dire, una forma di divinità minore, di divinità della natura, lentamente scompaiono dallo scenario umano, no? Per lasciare l'uomo libero di fare quello che vuole. Cioè, la storia del genere umano, della civiltà occidentale, è stata una progressiva emancipazione dalle figure, diciamo appunto, dell'antico paganesimo, viste come costrittive della libertà umana, no? Gli elfi, che pure vengono chiamati la buona gente, che sembrano delle figure sempre positive, in realtà non lo sono. E Tolkien stesso poi l'ha dichiarato, l'ha detto chiaramente: non guardate gli elfi come degli esseri perfettamente buoni, angelici, non sono angeli, perché hanno dei difetti anche loro. Loro vorrebbero fermare il tempo, far sì che nulla cambiasse, no? Invece gli uomini, alla fine, perché
prendono il sopravvento e gli esseri mortali sono divini sono costretti a ritirarsi nel loro mondo segreto, nel loro reame segreto, perché gli uomini vogliono il cambiamento ed è così che vuole Ilúvatar alla fine di tutte le cose, no? Ecco, che lascia l'uomo libero di fare quello che vuole. E qui purtroppo devo chiudere, arrivederci.